Chiudete gli occhi. Siamo in una casetta, in aperta campagna, sopra ad una collina. Il sole sta tramontando e in lontananza sentiamo il cinguettare degli uccelli. Noi stiamo cercando di osservarli e vedere questo spettacolo che dura stagione dopo stagione. Siete pronti? Oggi giochiamo a Birdie. Ciao a tutti, io sono Stefano e bentornati in un nuovo video. Oggi torniamo a giocare e giochiamo al nuovissimo gioco della linea Fluffy Animals. Dopo Foxy e Alpaca giocheremo a Birdie. Riusciremo a vedere tutti gli uccellini e a metterli in fila. Come sempre, prima di mostrarvelo, promotion time, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video. Iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Inoltre, se il gioco vi interessa, trovate anche il link d'affiliazione sempre qui sotto in descrizione per acquistare questo o i vostri preferiti. Come sempre, a voi non costeranno nulla di più, ma così facendo supporterete il nostro canale, il nostro progetto e il nostro lavoro, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora. Inoltre, se siete di Padova o comunque nei dintorni, vi aspetto anche direttamente in negozio, sia per i vostri acquisti o anche solo per giocare, visto che c'è una ludoteca gratuita. Inoltre, sempre qui sotto in descrizione il link alla recensione del gioco per approfondire i diversi aspetti, tra cui anche la versione per esperti e i link per tutti i nostri social, sito Facebook e Instagram. Quindi vi aspetto anche lì perché ci sono un sacco di contenuti esclusivi, tra cui anche le foto di Birdie. E allora, che cos'è Birdie? È un gioco di Set Collection. Noi andremo a collezionare queste carte uccellino che sono di diversi tipi e con diverse stagioni, illustrate meravigliosamente da Stefano Tartarotti. Il gioco poi è di David Spada, lo stesso di Foxy, e infatti anche qui cercheremo di usare la memoria, ma in un modo totalmente nuovo. Riusciremo ad osservare questo spettacolo bellissimo e a vincere così la partita? Scopriamolo subito. Giochiamo a Birdie. Ed eccoci qui sul nostro tavolo di casa, pronti a giocare a Birdie, la nuova scatola della linea Fluffy Animals. Dopo Foxy, dopo Alpaca, giochiamo a Birdie. Guardiamo questi bellissimi uccellini posarsi sui fili e sui tetti. Io, come sempre, sono Stefano, gioco da questa parte del tavolo e davanti a me il mio dirimpettaio, Ciao Gerardo. a tutti. Si punta al pareggio questa volta, eh? Io punto a vincere, sappilo. E allora cominciamo subito, cerchiamo di andare a collezionare questi bellissimi uccellini attraverso le stagioni, ma come funziona? Ve lo spiego come sempre giocando. Allora, piccola regola per due giocatori, come in questo caso, dividiamo il mazzo in due, una metà la usiamo adesso, l'altra metà invece va messa da parte, la giocheremo per il secondo round. In questo mazzo ne abbiamo rivelate 4, come in questo caso, ne abbiamo pescate 2 ciascuno, formeranno la mano iniziale, e abbiamo messo la carta stop in fondo al mazzo. Sotto però ci sono tante carte, quante sono i giocatori. Partiamo. Allora, io nel mio turno parto io perché abbiamo fatto il cinguettio più forte per non spaccarvi i timpani, l'abbiamo fatto off screen. E parto io. Io nel mio turno posso o scegliere una carta da aggiungere alla mia mano, oppure posso scegliere due carte, esattamente due carte, da mettere nel mio mazzo personale, cercando di fare una sorta di linea, di catena di carte che abbiano o lo che siano collegate o dallo stesso uccellino o dalla stessa stagione, perché poi io queste carte, mantenendone l'ordine, scusate, vado a metterle in fila e a dividerle in gruppi per fare punti, ma ci arriveremo. È un attimino complesso da spiegare, molto più facile da vedere. Allora, quello che io ti dirò, signor Pandolfi, prendo due carte. Prenderò questa e questa e le metto nel mio mazzo. Quando metto carte nel mio mazzo, non le posso riordinare, non le posso più guardare, soprattutto, quindi bisogna allenare la memoria, ma soprattutto posso anche aggiungere carte dalla mia mano in qualsiasi ordine. Quindi io farò così, così,
E così. Un attimo che memorizzo quale carta ho messo, ok? E vado a rivelare altre due carte. Prego, è il suo turno. Io prenderò questa qui. Il gufetto carinissimo, le illustrazioni sono meravigliose. Questa qui. Ok, sì, senza buttare giù le miniature degli uccellini che sono carinissime, anche quelle. Quindi le metti nel mazzo personale, come sempre nell'ordine che preferisci, e puoi aggiungere carte dalla tua mano. E non aggiungo niente dalla mia mano. Perfetto, andiamo a rivelare altre carte. Ok. Allora, ti dirò, io vado a prendere questa e questa. Un attimo che memorizzo, ok. E vado ad aggiungere queste carte al centro, vai. Sembra una cavolata, ma ricordarsi l'ordine per poi dividerle in più gruppetti, vedete che non è così facile. Non è così facile. Anche perché ha un sistema di punteggio molto particolare e molto molto ben fatto. Io prenderò queste due. Ok, ce la fai? Cominciamo con i problemi di memoria. Ne hai messe quattro, quindi tutte quelle che avevi in mano più le due che sei andato a prendere. Ok. Io ti dico che vado a fare queste due. Prima metto quella che ho in mano, questa e questa. Aspetta che ne ok. Vado a memorizzarla. Ok. Jari sta facendo una cantilena per ricordarsi le carte. Dai, parla così ti dimentichi. Parla, parla, parla. È il suo turno. Io ve le inquadrerei tipo in trance agonistica. Mela, banana, pera, usignolo, picchio, aquila reale. Prendo questa. E quindi la tieni in mano perché ne prendi solo una. Ok. Io penso che prenderò queste due. Vai. Prenderò questa e... Quindi aggiungi al mazzo. Questa. Ok. Prima devi rimetterle e poi vado a girare. Queste sono carinissime, ve le faccio vedere in sovraimpressione perché sono meravigliose. Questa, questa. Ok. E questa. Ok. Allora, questa è la tengo in mano. Vai. Sopra la panca, la capra campa. In quale ordine le metterò? Ok. Allora, tu stai andando verso quella direzione. E allora io provo ad andare a romperti le scatole. Non ti ho mai visto così concentrato, non ti ho mai visto. Sono un sacco di picchi. Ok. C'è lo stop, è uscito, significa che non rimpiazzeremo più le carte. Se non volessimo o non potessimo fare nessuna delle due azioni, dovremmo passare. Se passassimo, non possiamo più fare nulla finché anche l'altro non farà la stessa cosa. Allora, nel frattempo mi sono un po' dimenticato quello che ho fatto, però io vado a fare questo e questo.
non metto carte perché ce l'ho stop, quindi o Gerardo pesca le due carte o ne sceglie una da mettere in mano oppure passa, che anche questa comunque è una cosa importante. Quando verrà fatta poi ve la spiego. Avere carte in mano serve per avere le abilità, già le prese entrambe, ok? Io non posso prendere carte perché non ce ne sono più, io sono costretto a passare. Quando passo io guadagno subito tanti punti, quanti il doppio dei giocatori che non hanno ancora passato. In questo caso un giocatore non ancora passato, che è Gerardo, 1 per 2, 2, vado a scrivere 2 punti e lo vado a mettere nella casella corrispondente. Gerardo ha ancora a disposizione un'azione, perché quando un giocatore è rimasto l'unico in gioco può fare ancora un turno e poi è costretto a passare, ma in questo caso anche tu non puoi fare nessuna azione, devi passare. Quando passi però sei l'ultimo, fai 0 punti perché 0 per 2 fa sempre 0. E allora andiamo a vedere come si calcolano questi punti. Si parte da chi ha passato per primo, quindi in questo caso da me. Io sposto un attimo questi, così vediamo. Io prendo il mio mazzo personale, non ne cambio l'ordine, lo giro e inizio a rivelare tutte le carte in un'unica fila che spezzerò comunque per questioni un attimino di visuale. E signor regista, lei potrebbe guardare un secondo che tutto sia inquadrato in camera o faccio io? Quante carte? Allora, tutto inquadrato, perfetto. Io ora devo dividere questa fila in diversi gruppetti. Più gruppetti faccio, più punti farò, ma più grandi saranno questi gruppi, più punti farò, quindi vado ad equilibrare queste due cose. E i gruppi ovviamente di carte devono avere minimo 2 carte, altrimenti non sarebbe un gruppo, e tutti accomunati con la stessa caratteristica, che sia o la stagione o il tipo di uccellino. Allora farei quello, sarebbero 4 di questi che non mi dispiacerebbe, però poi questi rimangono qui. Non lo so cosa fare, pensavo di aver fatto una cosa fatta meglio. Allora, sicuramente questo è un gruppo inverno e su questo non ci piove, no, nevica. Ah, ha fatto la battuta. Farei, per assurdo, questo è un gruppo, il gruppo dei picchi, ma gioco questa carta, ho la carta in mano, posso usare l'abilità dell'uccellino che è descritta sulla mia lavagnetta. È uguale per tutti, ce n'è una diversa per ogni tipo di uccellino, e il piccione mi dice che io posso eliminare un qualsiasi gruppo appena creato, in questo caso quello dei picchi, per andare a segnare 2 flap, che è quello che state vedendo in sovraimpressione. I flap sono punti che si possono fare ogni volta che noi andremo a segnare dei punteggi nelle caselle. In questo caso è l'abilità speciale, non segno nessun punto, ma segno 2 flap, sempre a partire ovviamente dall'alto e poi a scendere. Detto questo abbiamo fatto, questo probabilmente potrebbe diventare pettirosso, ma poi è facile che tu mi superi, però dai, va bene, dai, no, cambio idea. Faccio così e unisco i petti rossi. Questo non mi diventa colombetti. E questo in realtà è gufo, ma solo 2. Non mi piace questa cosa. Non mi piace. Perché? Tra poco capirete. Ah, iniziamo. Vado a segnare l'inverno.
ci sono tre carte, quindi sono tre punti. Ogni volta che riempio una casella vado a segnare un flap. Quelli sono invece i petti rossi. Petti rossi, quindi sono quattro punti, segno un flap. Per gli uccellini, ogni volta che vado a riempire la casella, vado a controllare. Il numero che ho appena messo è più alto rispetto a quello degli altri giocatori in quella casella, quindi al momento ho segnato più petti rossi degli altri? Sì, e quindi il petti rosso vola sul tetto della mia casetta. Se mi rimarrà a fine partita, otterrò 3 punti per ogni miniatura, quindi ogni trofeo che ho sulla mia plancia. Qui abbiamo detto il colombo, il piccione, e quindi sì, 3 punti, altro flap. Ho più piccioni degli altri perché sono il primo, quindi anche lui vola da me. Io non so se scrivere quella cosa là, lo faccio. 2 gufi, segno, il gufo vola da me. Perché dico così? Perché se Jerry mi superasse, ovviamente loro si alzano in volo e vanno da lui. Ok, io dovrei aver fatto tutto, i 2 flap più le 4 caselle che ho segnato. Perfetto, tutto questo va ora negli scarti ed è il momento di Gerardo che va a rivelare tutte le sue carte. Tu non hai carte in mano, quindi non hai poteri speciali da utilizzare. Vai! Ti aiuto. Ma qua ce ne sta un'altra, secondo me, eh? Andiamo, saliamo. Facciamo così. Ci sta. Quanti ne hai? 3. Saliamo ancora un pochettino. Vai, prova. Dai, vieni, in qualche modo si fa. Io controllo che sia tutto inquadrato. Un giorno non dovremmo più farlo. Ok, sì. Vai, ora devi dividere tutto in gruppetti a tuo piacimento. Qui c'è un picchio che ti guarda. Innanzitutto questo lo metto qua. Questo va sotto. Qui. Non ti sto distraendo. Ragiona a voce alta così anche gli altri entrano nei tuoi ragionamenti. Cosa mi conviene fare? Cioè? Come i bambini che devono estirpare. Se puntare alle stagioni o agli uccelli. Perché là sono tutti diversi, quindi sicuramente questa sarà stagione. La stagione. Ok. Abbiamo dei petti rossi qui. Abbiamo un petti rosso lì. Quindi o dividi per stagione questi due petti rossi insieme. Perché non mi o unisci questi petti rossi e questa è la stagione. Ma ti togli carte un po' dai diversi set. Che non mi bastano. È tutto un equilibrio. Che non mi bastano purtroppo. Abbiamo ancora un secondo round. Tu hai un 4. Quindi i miei petti rossi. Mentre tu pensi, spiego una cosa. Perché c'è da pensare? Perché nel secondo round, che poi sarà l'ultimo, noi non potremo più segnare punteggi sulle caselle occupate. Una volta che noi le occupiamo, quelle sono e nulla potrà essere riscritto sopra. Quindi io nel prossimo turno non potrò più fare punti per l'inverno, né così per i 3 tipi di uccellini che ho già segnato. Quindi anche questo è un ragionamento su cui lavorare, pensare e quant'altro. Quindi allora iniziamo con il dirti che 4 d'autunno, questa è la certezza. Quindi questo 4 d'autunno, questo petti rosso qui, solo soletto, cosa fa? Faccio un... Così? Petti rosso da 2. Ok, faccio un po' di spazio così magari... Ok? Petti rosso da 2. Quindi questo, primavera? Quello è primavera. Ok, vuoi che segni? No, senti, hai il tuo pennarello, vai, segna. Allora, primavera, 5. 5 di primavera. Però... Che bello. Wow. Belli. E quindi un flap. Abbiamo 2 su... Due i petti rossi. 2 petti rossi.
Non è più alto del mio, quindi il petti rosso rimane a me. Autunno 4. 4 d'autunno. Devi fare i due flap che ti sei dimenticato. Un altro. E per finire, questo devi dividere. In realtà questo non può essere nulla. Devi scegliere se far diventare picchio o estate. Io direi, visto che è l'unico... No, però tu andresti sopra di me su quello. Beh, picchio non ho ancora fatto, l'estate neanche. Quindi lo so, è che quindi dovrei... O mi blocco il picchio a 3 oppure... O ti blocchi il picchio a 3 oppure no. Però... Ce lo giocheremo all'ultimo. Vado di picchio. Picchio, quindi vado 3 picchi. Picchio. 3 picchi. Flap. Flap. Il picchio, chip chip, vola sulla tua casetta, punto, spero per poco. Punto sugli altri uccelli. Dopo. Punti sugli altri uccellini. Andiamo a togliere tutto quanto. I trofei al momento si sono appollaiati, i nostri cari uccellini, e ora giochiamo con la seconda parte del mazzo, perché c'erano delle carte sotto allo stop per delle abilità speciali che possiamo andare ad utilizzare. Quindi siamo in due carte, metto allo stop, ci metto sopra il resto del mazzo, due carte a testa, andiamo a rivelare quattro carte e parte chi ha passato per ultimo, in questo caso Gerardo. Guarda. Oh, i petti rossi li hai già segnati? Sì, esatto. Ci dispiace tantissimo, non è vero? La fortuna non c'è, perché come vi dicevo ha già segnato il punteggio, quindi quella casella non è più disponibile. L'hai fatto anche tu. Sì, intanto ce l'ho. Intanto rimane a me. Cosa mi è arrivato? Abbiamo detto che comunque le immagini di Tartarotti sono meravigliose, l'ho già detto e continuerò a ripeterlo. Ok, posso andare? Sì. Voilà. Allora, io andrei a fare in realtà questo e questo. Fammi memorizzare un attimo, ok. Questo e questo. Mi accontento del gufo. Per fortuna. Perché? Perché pensavo una cosa. Allora, un attimo, io prenderò sicuramente questa. Sicuro. E poi questa. Faccio così e così. Non ho più carte in mano. Bene, ho già dimenticato cosa ho appena messo. Ma maledizione, aspetta. Oddio. Ok, ho avuto un attimo di defiance. In mano? Mm-hmm. Ok. Allora, non mi ricordo se era estate o autunno. Maledizione. Va bene, dai, non importa. Facciamo così. Aspetta che riguardo, ok. Gufetti, il gufetto che soffre il caldo, questo sono io. Quel gufo con gli occhiali. Ok. Sono super squishy. Ok, io prenderò un petti rosso in mano e il gufo. Solo gufo? No. Ok, quindi
Fatto. Mm-hmm. Aspetto sempre conferma. Aspetto conferma. Ma ti dico... andiamo così. Maledizione. Maledizione. Ok. Ci ho visto diretto al picchio, ho fatto un piccolo infarto. Ti avrei picchiato io, ti avrei. Altro che il picchio. Ah. Oh no. Intravedo lo stop. Guarda i gufetti. Che carini. Prendo il picchio. E c'è lo stop. C'è lo stop. Quindi o passi o prendi una carta o prendi due carte a tua scelta. Anche perché... come avete capito, passare è importante anche per i trofei e queste cose qui. Oltre ai punti che si fanno extra. Prenderò questo. Ok, da mettere in mano o sul mazzo? Prendo un altro. Quindi da mettere nel mazzo. Beh, hai due. Hai due scelte. Immaginavo questa, quella o la metti in mano o la userai per il potere, ma qualcuno è accecato e non riesce a leggere il potere, vero signor Pandolfi? Penso che la terrò. Ok, no, io prendo queste due. Sì, dovrebbero servirmi se non ricordo male. Tocca a lei. Passo. Quindi fai i due punti e io passo e faccio 0 punti. E allora, è il momento, queste le mettiamo qui da parte perché potrebbero servire, è il momento dell'ultimo conteggio. Iniziamo da te perché hai passato per primo. Disponi qui le tue carte. Mettiamole in alto perché comunque ne hai un po'. Ah, stai già dividendo? Forse. Ok, stai pseudo dividendo, mettiamola così. Ok, allora vediamo. Io il piccolino. A te rimane l'estate, l'inverno, il gufo e il piccione. Allora il piccolino non mi serve perché l'ho già messo, quindi quella sicuramente è l'estate. Questa rimane da me. Quella sicuramente è l'estate. Estate. Ora c'è da capire se questo gufo rimane all'estate o lo vai a... Il tuo gufo ha fatto 2, quindi a me basta niente. A te bastano 3. A me basta... Per richiamare te il gufetto. Edvige! Scegli tu se puoi usarla o non usarla. Penso che lo utilizzerò se non... Ok. È il picchio. Il picchio è prendi una carta e la sposti. Esatto. È l'unico modo per spostare una carta nella sequenza. Quasi quasi lo farò. Ne sei proprio sicuro? Sì, perché tanto... Beh, non costa nulla, quindi. Perché no? Dipende da cosa vai a spostare. Tanto mi è utile. Sì, so già cosa vai a spostare. Vado a spostare l'ultimo gufo che non serve a niente, messo lì. Ok, quindi faccio così. Ok. E quindi questo gufo che era qui è tornato là sopra. Esatto. E quindi faccio 3 di gufo, 3 di estate. Inverno, immagino. Inverno e 3 piccioni. Piccioni? Sì. Allora, così. Andiamo a scrivere. Quindi abbiamo 3 estate. 3 estate. E un flap. E un flap. Perché ogni volta che si scrive, flap. 3 di gufi. 3 gufi. E un flap. È un flap. Il tuo 3 è più grande del mio 2, quindi ciao
gufo... con gli occhiali, sì. No, gufo Alberto, chiamiamolo così, e vola sul tuo tetto. Inverno. Inverno sono 5 carte, quindi 5 punti. 5 inverno. È un flap. Che bel 5. Flap. Un flap. Anche prima l'hai segnato, vero? Sì. Ok, nel caso è facile contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E poi abbiamo i piccioni. Piccioni 3. 3. Che a parità. Parità vince chi l'ha scritto per primo. Quindi in questo caso io. Quindi ecco perché passare potrebbe essere importante, essere i primi a farlo. E quindi a conteggiare i punti. E allora tu hai fatto. Sposta, fai volare via tutti i tuoi uccellini. Ed è il mio turno. Io vado intanto a rivelare le mie carte. Mi ero completamente dimenticato che avevo già fatto l'estate. Bravissimo Stefano, mi sembra la cosa giusta. Ta-ta-ra-tam. Io sto mettendo a caso, non le sto ancora dividendo. E io avevo una divisione nella mia testa. Allora, io ho un po' di cose qua da poter utilizzare. Allora, intanto il fatto di cambiare sicuramente, tipo giocherò il picchio che mi fa prendere una carta e spostarla, prenderò questa che ho qua. Ok, poi i picchi, sicuramente questi picchi vanno insieme a questo. Mi rimane questo piccolo uzignolo da solo e no, basta. Segno l'estate. L'estate è 5 punti. Flap. Poi questo isolato così, l'autunno. 2, ma è un flap. Poi questi sono i picchi. Picchi che sono 4, che sono più dei tuoi picchi e quindi questo vola da me. E questo ovviamente è da solo, quindi non serve nulla. Io però gioco adesso anche il gufo. Il gufo mi fa copiare in una casella vuota il punteggio più basso scritto in questo round. Era il 2 dell'autunno, che lo vado a scrivere anche sulla primavera. Questo non mi concede il flap, quindi mi dà solo i punti. E allora andiamo a fare i punteggi. Pennarello alla mano, signor Pandolfi, non far già i punti. Piano piano. Stagioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu sei a 10, 14, 15, 17. Sei in vantaggio. Mm-hmm. Bellissimo quel 17, sì. Bellissimo. Uccellini 4, 8, 10, 13. 11. 3, 6, 9, 10, sì. Ti sei bene. No, che... Sì, sì, certo. Tutto il contrario. Certo. Che... Ma dai, ma no, è inguardabile questo 11, dai. I pass. 2 punti, anche tu. Va bene, è un fulmine, non è un 2. I flap, siamo pari, 21. È passato Harry Potter. Harry Potter, sì. E poi i trofei, 3, 6, 9, perché io ho 3 miniature trofeo e tu ne hai 3. E allora, iniziamo da te. 17, 20, 41, 51, 52, 53, 54 punti. Mentre io ho 21, 30, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, vinco! Dai che c'è il pareggio! Finalmente abbiamo pareggiato! Abbiamo pareggiato!
Vuoi fare qualche dichiarazione? Sono riuscito a raggiungerti finalmente. Paura? No. Paura? No. Potrei fare una citazione, un falso storico, ma lei, signor Pandolfi, mi è caduta sull'uccello. Mi dispiace. E allora, questo era Birdie, il nuovo gioco targato Geton Games della linea Fluffy Games, anzi Fluffy Animals, con queste illustrazioni carinissime, ma come avete visto, non sottovalutatelo, perché il gioco è davvero molto interessante e vi farà premere le meningi. E questa è la versione base, perché in realtà c'è anche una versione avanzata del gioco che rende il punteggio ancora più interessante. Praticamente vi fa prendere una sorta di, sempre la fila, vi farà togliere una carta e nel vuoto che si è creato, se le due carte vicino hanno qualcosa in comune, vanno a unirsi, così come tutte le carte vicino. Ad esempio qui c'è l'estate, estate, quindi questa forma un gruppo e così via, poi si crea altri vuoti e una cosa del genere, ma comunque vi lascio alla mia recensione approfondita per approfondire anche la variante appunto per esperti. E allora, questo era Birdie. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Altrimenti, se non cliccate sulla campanella, il picchio viene a picchiarvi a mezzanotte così sul vetro come un uccello assassino. È uno dei miei incubi ricorrenti, ve lo giuro. Comunque, vi ricordo che se vi interessa il gioco trovate anche il link di affiliazione per acquistarlo insieme ai vostri preferiti. A voi non costerà nulla di più, ma così facendo ci date una mano a migliorare sempre di più e a battere Gerardo, perché no? Scusa? Non ho detto niente. Sei ancora traumatizzato dalla sconfitta, vero? Sì, voglio bullarmi finalmente dopo mesi di sconfitte di te che ti bullavi. Ho vinto, non sei capace. Ora è il mio turno. Ora è il mio turno e il prossimo ci sarà il sorpasso. Io me lo sento, io lo dico, io lo dichiaro e poi perderò. Anche perché so già qual è, quindi perderò sicuramente. E allora, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che qui sotto trovate anche i link d'affiliazione e anche per i nostri social. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!